Gentili telespettatori, buonasera. Stasera, 20 marzo 2015, ricorre il quinto anniversario dell'ordinazione episcopale e dell'ingresso in diocesi del vescovo Calogero Peri. Vediamo qui le immagini appunto di 5 anni fa, del pomeriggio di 5 anni fa, allorquando arrivò in pompa magna, prelevato all'ingresso della città sud e accompagnato dall'allora vescovo Vincenzo Manzella e del sindaco allora Franco Pignataro in carrozza, arrivò al largo San Francesco d'Assisi il nuovo indicato vescovo di Caltagirone, Monsignor Calogero Peri. Cappuccino, eccolo, vedete qui fu il suo primo abbraccio con tantissima folla, tantissima gente, tantissimi fedeli, tantissimi cittadini che hanno voluto accoglierlo festosamente 5 anni fa in una bella giornata primaverile come oggi in largo appunto San Francesco d'Assisi. Da lì appunto poi dopo la presa di parola di tutte le autorità per tutti i saluti istituzionali, appunto ci si recò in chiesa cattedrale dove il cardinale Romeo, assieme a tutti gli altri eminentissimi vescovi della Sicilia, imposero le mani per la consacrazione episcopale Questo significa. del vescovo Calogero Peri. E queste sono le immagini dell'ingresso in cattedrale, con una folla veramente straripante venuta da tutta la Sicilia, che volle appunto abbracciare il nuovo vescovo ancora non consacrato, che di lì a poco appunto avrebbe ricevuto l'ordinazione episcopale e avrebbe avuto. Intanto ricordo che questa è stata la prima ordinazione episcopale che sia avvenuta a Caltagirone di un proprio vescovo, cioè mai un vescovo era stato consacrato vescovo direttamente a Caltagirone nella chiesa cattedrale. E quindi è stato anche un bel gesto quello dell'imposizione delle mani del cardinale Romeo e di tutti gli altri vescovi di Sicilia, ma il momento più emozionante è stato allorquando dopo 20 anni il vescovo Vincenzo Manzella passa il testimone, passa il pastorale al nuovo vescovo della diocesi di Caltagirone dopo 20 anni. Ecco, queste sono immagini veramente molto belle. Noi ci piccammo di organizzare tutto l'aspetto tecnico, organizzativo per quanto riguarda le riprese televisive. Qui siamo tornati appunto nei messaggi augurali sul sagrato della Chiesa dell'Immacolata. Allora c'era presidente della provincia Giuseppe Castiglione, stiamo parlando del 2010, ho detto prima 2000, 2010, 2010. Appunto il sindaco Pignataro, appunto il vescovo Vincenzo Manzella e tutte le altre autorità che assistettero a questo. Ecco, fu una bella cerimonia, ma una cosa che certamente un accadimento importante che ha segnato la storia della nostra Caltagirone, della nostra diocesi, che si appresta nel prossimo 2016 a celebrare i 200 anni, guardate quanta gente che c'era, i 200 anni di istituzione della diocesi del Calatino, era il 1816. Stasera questa ricorrenza è stata celebrata, è stata ricordata con una celebrazione vescovile, con un solenne pontificale in chiesa cattedrale. Facciamo gli auguri, rinnoviamo anche televisivamente, lo abbiamo fatto privatamente perché cercavamo di sentire, di avere qualche parola in più da Sua Eccellenza il Vescovo, così a consuntivo di questi primi 5 anni, ma in effetti era con voce bassissima, caro Mario, reduce da uno stato influenzale. Gli ho augurato un in bocca al lupo per affrontare appunto la celebrazione di questa sera in cattedrale e nei prossimi giorni appunto il prosieguo della visita pastorale che sarà conclusa domani sabato 21
nella chiesa di Sant'Anna, ma la prossima settimana appunto si snoderà invece nella chiesa di Santa Maria di Gesù. Auguri al Vescovo Sua Eccellenza Monsignor Calogero Peri, da parte mia personale e da tutta la redazione di TVR Xenon, che dal primo momento appunto ha voluto e ha accolto questo vescovo. Ricordo che la nostra emittente offrì anche un concerto corale nella chiesa del Santissimo Rosario proprio la sera del 21 marzo, allorquando un ensemble inglese si è esibito in onore, appunto, fu la prima uscita in onore del vescovo Calogero Peri. La nostra emittente domani, in questo fine settimana, vorrà ricordare questo accadimento con la riproposizione di questo bellissimo concerto corale. Adesso non mi ricordo il nome, era un gruppo inglese, una corale inglese, ma è stato predisposto dal nostro palinsesto che nella giornata di domani, sabato e dopodomani, domenica, sarà apposta alla vostra attenzione questo concerto augurale che organizzammo nella Chiesa del Rosario per dare il benvenuto a Sua Eccellenza Monsignor Calogero Peri. Bene. Chiudiamo questa pagina, passiamo alle, stavo Amenità. dicendo alle Amenità. amenità, stavo dicendo meschinità, onestamente. Mi è venuta questa. Benvenuto a Luigi Failla, presidente della prima commissione consiliare finanze del comune di Caltagirone. Benvenuto a Mario Polizzi, consigliere comunale al Consiglio Comunale di Caltagirone. Buonasera, Buonasera, grazie di aver accettato il nostro invito, tutte e due con un abbassamento di voce, ma pare che sia una cosa, vabbè, oggi è status. Se ho detto che il vescovo oggi c'è il pomeriggio, vescovo, c'è. sentendolo, poverino, non poteva neanche parlare, credo che sia un attenuante anche per voi. Grazie intanto di essere qui con noi. Allora, stanotte all'incirca alle 2 di notte, erano le 2 meno qualcosa, è stato posto all'attenzione del Consiglio Comunale di Caltagirone il piano triennale riequilibrato secondo Bonanno, non è secondo il Vangelo, secondo Bonanno, sindaco, che per la terza volta, mi pare, ha predisposto questo riequilibrio. Riequilibrio che è stato già bocciato a monte, come abbiamo già detto ieri sera, dai revisori dei conti. Quindi ci siamo lasciati ieri sera nel corso della trasmissione che il Consiglio si è protratto. Ecco, che cosa è successo? Luigi, brevissimamente, poi leggiamo le cronache ufficiali diramate dall'ufficio stampa del Comune di Caltagirone. Noi Luigi usciamo Failla, fuori da un tu lavoro. sei stato in prima commissione, è stato Infatti, portato là usciamo fuori anche il parere dei revisori dei da conti. un lavoro approfondito in prima commissione. Io, anzi, approfitto della vostra ospitalità per ringraziare tutti i consiglieri comunali, 10 componenti della commissione che sono riusciti ad elaborare un'idea importante, confacente su questo bilancio, monitorando il lavoro della Ragioneria Generale del nostro comune per 45 giorni, diciamo quasi non lasciandogli tregua e spazio, entrando all'interno di questo provvedimento che era già stato presentato dalla Ragioneria Generale come tipo un film di James Bond, la Operazione Verità, così fu presentato, Operazione Verità, cioè sui conti finalmente la verità. Purtroppo il bilancio non è che è stato bocciato, la verità è che il Consiglio Comunale non ha potuto fare a meno di ratificare l'inesistenza di un bilancio, nel senso che era un bilancio farlocchio, dove al cui interno esistevano una serie di incongruità anche rispetto alle note che il Ministero degli Interni aveva consegnato al Comune di Caltagirone. La prima, per stessa ammissione della Ragioneria Generale, io l'ho detto ieri sera in Consiglio e lo dico anche qui, siccome il bilancio non è della Ragioneria Generale, il bilancio è il bilancio dell'amministrazione Bonanno perché lo firma, fa una delibera di giunta, lo porta in Consiglio Comunale, da quel momento ovviamente il bilancio non è più della Ragioneria Generale, è dell'amministrazione Bonanno. Quindi questo bilancio riequilibrato 12-14, che ha, come hai detto tu, un excursus abbastanza lungo, reduce da una bocciatura di novembre, è un bilancio che ha all'interno, non rispetta le note del Ministero degli Interni. La prima è una mancata riduzione del 20% delle spese correnti, la seconda, il mancato inserimento dei debiti fuori bilancio per circa 1 milione
e mezzo di euro. La terza, l'incongruità del modello F, che è il riepilogativo dell'ipotesi. Ma purtroppo nel suo contesto vi sono alcune enormità che non sono di poco conto. Perché, a parte questi che sono i rilievi che hanno indotto i revisori dei conti a esprimere un giudizio negativo, al suo interno vi sono anche una serie di bugie che non hanno, non di poco conto, che fanno lievitare il disavanzo, il negativo ovviamente, di circa 5 milioni di euro. Sinteticamente parliamo di una resoconto IMU del 2012 che per quanto riguarda i dati ministeriali doveva essere di circa 3 milioni e 500 mila euro, ed invece vengono riportati 4 milioni e 800 mila euro, quindi 1 milione e 300 mila euro in più, perché questo in definitiva hanno cercato di fare a consuntivo, di far lievitare le entrate il più che potevano, ovviamente fuori legge, ma adesso manco a dirlo, e cercare di ridurre per quanto potevano le spese. Ma anche chi ha una ditta piccola sa che a consuntivo, dopo che hai fatto già espletato, figuratevi, 2012, 2013 e 2014, siamo a maggio, aprile del 2015, mi pare ovvio che queste operazioni hanno un margine abbastanza piccolo. Immaginare di poter compensare i 6.800.000 euro dell'anticipazione di cassa della banca che vengono estrapolati dal bilancio e compensarli in questi 3 anni, l'operazione era ardua. Ci saremmo aspettati che avessero avuto invece veramente un'operazione verità e si fossero presentati in consiglio comunale dicendo: non è possibile riequilibrare, questi sono i nostri limiti, il quadro è questo, non prendiamo in giro nessuno. Quindi dicevamo, questo sbilancio dell'IMU per quanto riguarda l'addizionale IRPEF nei 2 anni 2013 e 2014 vengono poste maggiorazioni per circa 350 mila euro l'anno, quindi sono altri 700 mila euro. Nel riepilogativo, nel modello riepilogativo vengono assommate due volte cifre per un ammontare a circa 2 milioni di euro, che portano poi ad una somma complessiva di circa 5 milioni di euro. Quindi dico questo perché non vorrei che passasse il messaggio che il Consiglio Comunale ha bocciato, tra l'altro il Consiglio Comunale, i nostri telespettatori lo sanno, bocciando questo bilancio si espone ad una sentenza gravissima, perché la nostra legge purtroppo non fa pagare chi propone il bilancio falso, ma fa pagare a un consiglio comunale, mandandolo a casa, che non approva il bilancio. Quindi, nonostante questa penalizzazione importante, ingiusta, io mi permetterei di dire, perché c'è poco da fare, certo, il consiglio comunale non aveva la possibilità di approvare un'ipotesi che non stava né in cielo, non si poteva avvallare un farlocco, anche perché io ricordo che il falso in bilancio è un reato. Come? Nel senso che se la ditta X di Luigi Failla per l'anno in corso effettua una serie di operazioni false iscrivendola al bilancio, si sottopone al giudizio della magistratura, e mi pare che questo debba accadere anche a Caltagirone in relazione a una leggerezza, che ha contraddistinto purtroppo questi 3 anni di amministrazione. Mario Polizzi. Intanto la cronaca, soltanto per dire che il Consiglio Comunale stanotte ha esitato il, come si dice, il varo di questa, del bilancio con 16 voti contrari. 16 voti hanno votato no, quindi nel senso che non hanno ritenuto che il bilancio fosse veritiero. Poi 2 si sono astenuti, 8 sono favorevoli. L'Onigro, Raccuglia e Incarbone erano assenti. L'Onigro, stiamo dicendo, del gruppo di Lino Leanza, Raccuglia mi pare pure del gruppo, sì, di Lino Leanza, e Incarbone invece del gruppo di Forza, sì, Italia. Giustificate queste assenze oppure no? L'unico giustificato è Giovanni Garofalo, che è al letto, post operatore. Gli facciamo ancora gli auguri, in bocca al lupo, e che prontamente possa tornare in giro a farci sentire la,
la sua veemenza anche in questi particolari momenti. Quindi Lonigro assente del gruppo Lino Leanza assieme a Raccuglia del gruppo Lino Leanza, Ingarboni Forza Italia assenti. Poi il nuovo centrodestra invece si è spaccato, perché sia la Privitera che Salvatore Tasca si sono astenuti, i due astenuti. E invece gli altri tre hanno votato a favore, tra questi c'erano assessori e potenziali assessori. Modica di articolo 4 invece ha votato contrario. Per la prima volta quindi è stato ufficializzato che articolo 4 esce dall'appoggio al sindaco Bonanno. E questo, scusatemi, così diamo la notizia più... Stanotte Modica, consigliere comunale, vota contro l'ipotesi del bilancio secondo Bonanno. Stamattina, leggo testualmente un comunicato stampa delle ore 12, l'assessore comunale alle politiche sociali, Chiara Gulizia, ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico. Chiara Gulizia era assessore alle politiche sociali per conto di articolo 4, quindi Modica era il rappresentante consiliare. Leggo testualmente questo comunicato, così come è stato. Le ultime vicende, dice la Gulizia, le ultime vicende, nonostante tutta la sua dedizione e i suoi sforzi, scrive la dottoressa Gulizia al sindaco ringraziandolo per la fiducia accordatale, mi hanno indotto a riflettere sull'opportunità. Vi prego di attenzionare queste motivazioni, perché per la prima volta un assessore delle giunte Bonanno motiva veritieramente dal punto di vista politico perché si dimette dalla pubblica amministrazione. Le altre dimissioni da 3 anni a questa parte, quando aprì la Ravalli con Simone Monforte, furono tutte di forma, per motivi familiari o per motivi di lavoro, un modo elegante per dire, ma poi anche gli altri che si sono dimessi tutti si sono appellati a motivi personali. Per la prima volta invece la Gulizia motiva politicamente le dimissioni, per cui state attenti a quello che leggo. Le ultime vicende, dice la Gulizia, nonostante tutta la sua dedizione e i suoi sforzi, scrive la dottoressa Gulizia al sindaco, ringraziandolo per la fiducia accordata, mi hanno indotta a riflettere sulla opportunità di continuare questo percorso a seguito della bocciatura dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato da parte del Consiglio e a fronte del prospettarsi del suo commissariamento, oltre che in considerazione della sempre più precaria situazione economica del Comune. Non lo ritengo politicamente possibile né giustificabile, aggiunge, e dunque non posso che fare un passo indietro. Durante questi mesi l'impegno, il lavoro e gli sforzi profusi sono stati innumerevoli, sia per rendere gli uffici più aperti e funzionali, sia per cercare di reperire risorse con qualche successo, nonostante il breve periodo, che potessero garantire servizi alle fasce più deboli senza incidere sulle esigue casse comunali. Sono rammaricato, udito udite, per il commiato della dottoressa Gulizia, commenta il sindaco Nicola Bonanno. Dopo tanto lavoro e tante battaglie condotte insieme, numerosi ostacoli superati e significativi finanziamenti ottenuti in un settore importante e prioritario nell'azione amministrativa come quello dei servizi sociali. Purtroppo però le logiche, dice Bonanno, di partito hanno avuto la prevalenza su queste considerazioni, comportando l'interruzione di una positiva esperienza. Questo era quanto ufficialmente. Mario Polizzi. Continuiamo sul bilancio. Sì, poi un commento le vorrei. Poi magari un commento su questo lo facciamo, certo, almeno non ci sottraiamo, parlo pure a nome di Luigi ad esprimere commento su questo comunicato stampa. Prossimamente saranno i vostri compagni di partito.
Io non ho partito. Non vi ho presentato neanche con quale partito siete. Vi ho detto come consigliere. No, io dico non ho partito. Sì, ma io infatti non ti ho citato come partito. Qui sei come consigliere comunale e lui come presidente della commissione consigliare. Prego. Quindi, ritornando a noi, dico parlare di bilancio, dico dovrebbe essere una cosa anche relativamente semplice, nel senso che dovremmo avere dei numeri che sono dei numeri reali e questi numeri reali dovrebbero essere commentati, cioè ogni parte politica, ogni singolo consigliere dovrebbe esprimere il proprio giudizio, che può essere generalmente di natura politico su quelle che sono state e quelle che dovrebbero essere le spese dell'amministrazione. Qui ci siamo ritrovati in una condizione molto particolare, cioè porto un esempio. Se mio figlio, che è un esempio molto concreto, no? Che mio figlio stamattina si è svegliato e mi ha detto che aveva la febbre a 37 meno una linea, mi ha detto mi sento male. Oggi pomeriggio lo stesso figlio si è misurato e non è andato a scuola. Oggi lo stesso figlio si è misurato la febbre ed era sempre lo stesso valore, 37 meno una linea, mi ha detto sai mi sto sentendo meglio, devo farmi una partita, vado a farmi la partita di calcio. Ma come dire? Allora dico, l'esempio qual è? Che il valore è quello, cioè noi parliamo di numeri di un valore assoluto, un valore certo. La febbre era a 36,9. L'interpretazione del dato chiaramente assume delle valutazioni completamente diverse. Nel mio primo caso ha deciso di non andare a scuola perché stava male, in un secondo momento si è sentito in forma. Il bilancio dovrebbe essere la stessa cosa. Cioè scusa, noi dovremmo ci incuriosisce, il papà cosa ha detto? Ha detto chiaramente non vai a giocare. E mi auguro che non ci sia andato, nel senso è uscito coperto con la cosa perché doveva andare a studiare. Dico, porto questo perché? Perché dico, i numeri dovrebbero essere chiaramente, quando si parla di numeri, di valori certi. Ho portato l'esempio della febbre. L'interpretazione dei numeri praticamente può avere un aspetto che può essere legato alla sensibilità individuale. Noi ci siamo ritrovati di fronte a un bilancio dove purtroppo i numeri non sono stati certi. Dove abbiamo trovato il problema delle entrate legato agli importi sull'IMU, che sono stati praticamente degli importi non corretti. C'è stata tutta la discussione sullo sforamento del patto di stabilità, che è stato il motivo anche dell'emendamento che aveva presentato il collega consigliere, nonché assessore Roberto Gravina, che in ogni caso non sono provvedimenti che si possono affrontare in questa sede, ma dovevano essere affrontate in sedi diverse, nel senso doveva essere fatta un'opposizione chiaramente di tipo completamente diverso da come l'amministrazione ha cercato invece di farlo. E tutte queste cose chiaramente ci siamo ritrovati inevitabilmente a commentare dei numeri che erano incommentabili, erano talmente incommentabili che il parere dei revisori dei conti è stato negativo, ma non poteva essere assolutamente diverso. Di fronte a un aspetto di questo tipo, dove l'aspetto tecnico è chiaramente che non possiamo parlare di nulla, possiamo fare delle valutazioni politiche che sono semplici. Quali sono le valutazioni politiche? E possono essere anche legate a quello che tu hai detto all'inizio, cioè come si è votato questo bilancio. Infatti il fatto che hai detto che alcuni consiglieri hanno votato a favore, alcuni consiglieri hanno votato contro, qualcuno si è astenuto, chiaramente questo pone inevitabilmente a fare delle valutazioni politiche. Quali sono? Intanto un'amministrazione comunale che non è stata in grado a riequilibrare il bilancio. Quindi chiaramente noi ci troviamo in una situazione che era una situazione difficile, che sapevamo, ma è stata conclamata. La seconda cosa che ci ritroviamo qual è? Che la sindacatura Bonanno, che è partito da numeri consistenti in consiglio comunale, oltre ad avere un successo personale rilevante, man mano che il tempo è passato questa maggioranza si è sgretolata, si è affievolito, 18 assessori che hanno ruotato, tantissimi ragionieri generali, dico tutta una serie di situazioni che probabilmente non sono servite per migliorare o per risanare le condizioni dell'ente, ma che sicuramente l'hanno peggiorato, perché i risultati sono chiaramente questi. Terzo e non ultimo, sto andando molto velocemente, perché stretti nei tempi, sarebbero delle cose che meriterebbero un approfondimento lo faremo, diverso. Tanto credo che la partita ancora è iniziata. Quindi. Terza non ultima, anche il modo come questa maggioranza proprio ieri sera si sia ulteriormente sgretolata.
non solo le dimissioni dell'assessore Gulizia, che testimoniano che praticamente qualcosa non funzionava all'interno della giunta, ma credo che il voto del nuovo centrodestra è un voto che chiaramente va commentato, va osservato. Dove due del nuovo centrodestra, che sono il consigliere Privitera e Tasca Salvatore, L'architetto Tasca. hanno deciso materialmente di astenersi. Cioè, io ritengo che anche questa logica dell'astensione è una logica che dimostra come ormai anche quei pochi consiglieri che erano rimasti a sostegno del sindaco non ci sono più. E questo è un dato certo. Quindi abbiamo il dato tecnico, proprio dal punto di vista economico, questo bilancio era un bilancio che, se si fosse parlato di aziende private, come aveva detto, ben detto prima Luigi, ci saremmo ritrovati di fronte a un falso in bilancio. E quindi a tutti gli effetti un documento che non poteva essere assolutamente votato, e ci siamo assunti una responsabilità, che è la responsabilità della bocciatura. E secondo un dato politico dove ormai il sindaco non ha, non dico maggioranza numerica intesa come 16 consiglieri su 30, non ha neanche quella maggioranza chiamata tale perché ha sostegno dell'amministrazione che l'ha sostenuto finora. Che voglio dire, ha perso pezzi, sembra man mano da quando è nato, ma che l'ha sostenuto finora. E l'ha sostenuto proprio nel momento, e praticamente ha perso consistenza proprio nel momento in cui invece doveva essere quantomeno sostenuto, perché votare positivo il bilancio, votare positivamente il bilancio ieri sera significava continuare a dare fiducia al sindaco. Astenersi significa esattamente il contrario, ed è quello che secondo me è successo e che chiaramente va evidenziato. Come valutate i tre consiglieri dell'LCD invece che lo hanno votato? Secondo me alla fine si sono assunti una responsabilità a viso aperto, Io poi la hanno dico la avuto il mia, coraggio delle perché mi intenzioni. ricordo Poi, qua le dichiarazioni a parte gli spreculiamenti, diciamo, in relazione al turnover sugli di assessorati, a cari. parte queste che fanno parte delle amenità, così come abbiamo No, iniziato, ma è mica tanto però amenità, voglio dice. dire, vabbè, sarebbero degli allocchi se credessero che questo potesse Perché a accadere. rotazione dovrebbero E fare. Io ricordo le parole di Guido Di Cara, che ebbe modo di dire che il patto era che c'era una rotazione di un anno, ciascuno per fare gli non assessori. dovrebbero nemmeno circolare per le nostre strade, perché la gente dovrebbe riconoscerle. E se si immagina di poter sostenere un'azione per turnare un anno io rifiuto a credere una Ma roba del questo, io genere. Se ricordo questo è queste così, è affermazioni. un'amenità, non fa parte della mia e della nostra vita. Chiaro questo. Però io dico, ora, a parte l'amenità dei tre, come dire, chi si è assunto la responsabilità alla fine è perlomeno lineare nella disgrazia e nella pazzia, perché di questo parliamo, ma ha avuto il coraggio di seguire questo destino del capitan Schettino sino all'ultimo. Però il vero problema di questa amministrazione, Pino, e i nostri telespettatori devono saperlo, è che quando noi ci siamo opposti, io in particolar modo, all'approvazione del dissesto, e ha voglia che mi continuano a dire che parlo sempre di una cosa, è perché legalmente avevamo la dimensione di che cosa significasse il dissesto. La verità è che questa amministrazione in questi 3 anni non ha applicato il dissesto, ha continuato a lavorare in dodicesimi, come se tutto andava normale, ed era ovvio che un bilancio non si poteva Cioè ancora riequilibrare. oggi si lavora con i dodicesimi Era del ma era 2011. ovvio che non si poteva. Come si fa? Cioè, se io so che ho un debito a Chiaro. casa mia, stringo la cinghia da ogni parte, anziché mangiare prosciutto, mangio mortadella che costa picca e sapa bella. È una cosa ovvia questo, insomma. È calzante l'esempio. Risparmio sulla luce, risparmio sulla donna di servizio, risparmio. È ovvio. Invece si è continuati come se non fosse accaduto nulla. Per di più aggravato, e questo ieri lo abbiamo dimostrato, da un esempio che, ecco perché poi, che causa del proprio male pianga se stesso, perché il sindaco Bonanno nel 2012 compie il gesto che gli determinerà 30 probabilmente, ottobre gli determinerà 2012. probabilmente il Sì, dissesto di certo. questo triennio, e che, se tu ti ricordi, io te lo Mi dissi qui ricordo tanto tempo perfettamente, fa, certo. conclamerà la sua responsabilità. Quindi lui, anziché non prendersi la responsabilità del progresso, si prenderà la responsabilità del suo dissesto, perché questi 3 anni finiranno purtroppo È un secondo dissestati dissesto, certo. quando i capigruppo dell'opposizione, Fortunato Parisi e Fabio Roccuzzo,
proposero all'amministrazione, al sindaco Bonanno, di approvare l'aumento dell'addizionale IRPEF e dell'IMU a patto che, quindi si sarebbero assunti la responsabilità di compartecipare ad un aumento della tassazione in qualità di opposizione, che non è una cosa di poco conto, a patto che egli, anziché perseguire la strada del dissesto, perseguisse la strada del piano di rientro. Ed oggi, se questo fosse accaduto, la nostra situazione sarebbe diversa. Invece il crollo delle finanze, le due famose parallele che si incrociano portate dalla ragioneria Erba, sono proprio causa del mancato introito di quei 7 milioni di euro che destabilizzano totalmente l'ente. E ricordo che allora non fu bocciato l'aumento delle tasse, ma la delibera fu ritirata dal sindaco con la solita capacità di incoscienza che purtroppo ha dimostrato in questi 3 anni. Mi piace sottolineare, dopodiché mi dispiace ma dovremmo chiudere, nelle dichiarazioni oggi del sindaco dice testualmente, si dice convinto dell'efficace lavoro fin qui svolto, nonostante, ascoltate questo, i gravi tagli ai trasferimenti statali e regionali e la pesante eredità gravante soprattutto sul 2012, con precedenti contratti che influiscono in convenienza. Vorrei ricordare alla memoria e all'intelligenza di chi ci ascolta, ma bisognerebbe ricordarla anche al sindaco Bonanno, che lui si è insediato al fine maggio 2012. Ancora non c'era neanche il previsionale che lui tentò di fare a ottobre, prima ad agosto e poi ad ottobre, non lo fece. Quindi non trovò una situazione appesantita sull'anno 2012, trovò soltanto l'utilizzo dei dodicesimi per il mese di gennaio, febbraio, marzo e aprile. Non credo che il danno possa essere derivato in questi 4 anni, in questi 4 mesi di dodicesimi anticipati, senza bilancio. Cioè, trovasse scusante più credibili, perché mi pare che veramente ritiene che possa avere il diritto di pigliare tutti per il naso. Ci sono delle dichiarazioni stamane rese dal sindaco Bonanno che veramente è un comunicato ufficiale. Ve lo leggo così può servirvi brevissimamente. Quanti in consiglio comunale hanno bocciato il bilancio si sono comportati in maniera irresponsabile, non tenendo conto di reali interessi della comunità, su cui la nomina di un commissario al posto del consiglio stesso determinerà non pochi problemi, dai tagli ai servizi a refluenze negative su dipendenti e precari comunali. Ma questo è il rischio, vale la pena di correrlo forse. Lo afferma il sindaco Bonanno in relazione al no dell'Assise, alla cui ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato per gli anni finanziari 2012-2014. L'opposizione, prosegue il primo cittadino, ha sin dall'inizio palesato un ostracismo preconcetto, come dimostrano pure le mancate approvazioni dei provvedimenti sulle partecipate, che godeva del parere favorevole dei revisori dei conti e avrebbe comportato risparmi per il Comune, e il voto contrario alla sacrosanta proposta di rinvio della seduta di 24 ore, necessarie per un'opportuna valutazione, con la possibilità di eventuali correttivi da parte del Consiglio, del parere del revisore dei conti che è stato depositato appena 5 minuti prima dell'avvio della seduta. Ma perché i revisori dei conti consegnano 5 minuti prima dell'inizio della seduta il loro parere? Perché gli è arrivato in ritardo. Perché gli è arrivato in ritardo il bilancio approvato dalla Giunta Bonanno? Perché appunto al revisore dei conti è arrivato in tempo ultimo. Anzi, i revisori dei conti, che solitamente avrebbero dovuto avere a disposizione dai 10 ai 15 giorni, si sono opportunamente sforzati di redigere la loro valutazione in tempi notevolmente più ristretti. Ma queste le colpe sono adducibili soltanto al sindaco. Qui invece cerca di scaricare tutte le sue incongruità, le sue inadempienze, i suoi difetti sugli altri. Scusate se lo dico questo, ma è affermativo, cioè adesso è veramente teatro. È infantile, perché un uomo che ha una leadership
non si appiglia agli altri per cercare, non si arrampica sugli specchi per cercare scusanti. Ne prende atto, se ha da assumersi la responsabilità, se le assuma. Perché il dissesto di cui stiamo parlando è il triennio 2012, 2013 e 2014. Il 2011 lui lo ha, come si dice, chiuso. Non è più argomento di trattazione. C'è una commissione. L'amministrazione, il Ministero degli Interni non gli sta chiedendo conto e ragione degli anni 2011 regressi, perché lo ha sancito con un dissesto conclamato praticamente, credo, nel marzo o aprile 2013. Giusto? Sì. Quello che si sta esaminando è del perché il Consiglio va a casa ed è commissariato, del perché il Ministero degli Interni sta intimando a Bonanno di darsi una mossa, è solo esclusivamente il periodo amministrato da Bonanno. Non deve accampare scusanti, non ce ne sono, perché altrimenti si offende l'intelligenza dei cittadini di Caltagirone. Non è possibile, questa cosa non può passare. Brevissimamente, Mariano, Mariano, scusami, Luigi. No, va bene. Luigi Paolo. Luigi Paolo. Va bene, non ti preoccupare. Mi sono accalorato. L'adrenalina. Hai toccato il vero problema, è quello. È milandare cose che non esistono. Il 2011 ormai è consacrato, è passato alla storia, che è stato dissestato. Basta, adesso si sta parlando soltanto di 2012-2014. Ma lo dice tra le righe, quando tu, all'interno di questo comunicato, quando lui paventa la presenza del commissario, paventa perché sa poi nel suo intimo cosa significa un dissesto, certo, perché certo. Non puoi continuare a immaginare di fare il dissesto senza tagliare sugli asili nido, senza tagliare sui precari. Cioè quello che farà il commissario tagliare. È derivante allora, dalla sua allora cattiva amministrazione. Ma allora perché eravamo contro il dissesto? Se si immaginava che il dissesto fosse stato una panacea e la risoluzione dei conti, nessuno avrebbe mai svolto un'azione così pesante contro il dissesto. E mi pare ovvio, e nelle cose è un Pinocchio, purtroppo, un bugiardo che propina falsi in bilancio e che non ha neanche il coraggio delle proprie azioni, così come non risponde al telefono, non ha la capacità di avere un rapporto sereno con la città. Due cose molto velocemente. E poi una notizia ancora, te la do così che ti può servire. Sì. Stamane la Giunta ha deliberato la nomina di un avvocato per impugnare il provvedimento del Ministero che riduce i trasferimenti per la violazione del patto di stabilità. Sì, questa è un'altra cosa. Ma è una cosa ridicolissima. Praticamente Bonanno, con la sua giunta, ha ascoltato la trasmissione l'altra sera con l'avvocato Giacomo Pulviretti, col quale ci siamo, e si sta arrampicando sugli specchi. Ma doveva farlo prima. Noi lo suggerivamo, ma perché era una cosa che doveva fare prima, non oggi, 20 marzo. Questo è il terreno dell'emendamento proposto dal consigliere assessore Gravina, il quale immagina di detrarre dal bilancio del 2013 a noi fa piacere perché vuol dire che ascoltano 1.200.000 euro, non tenendo in conto che questi soldi nel bilancio non ci sono, perché lo Stato questi soldi non glieli ha dato, perché è una penalizzazione che danneggia. Sì, ma loro vogliono fare appello. Noi avevamo parlato l'altra sera con Giacomo Pulviretti. Potessi pure che abbiano ragione, ma è una cosa che attiene al futuro. Sì, ma Luigi, voglio dirti che oggi 20 marzo, dopo tutto questo excursus, dove deve andare? Ma infatti, doveva farlo prima di presentare il bilancio triennale riequilibrato. Spider-Man. Voglio dire, le trasmissioni di Warwick Seno, se le ascoltate e ritenete che siano veritiere e le ascoltate sempre e seguite sempre i consigli, noi opportunamente ve li diamo i consigli, ma dovete essere attenti. Non è che dovete all'ultimo trovare espedienti per. Stamattina ha fatto questo essersi convinti di questo espediente che noi con l'avvocato Pulviretti l'altra sera, mercoledì sera, abbiamo messo in atto e vi abbiamo istruito. Dovete farlo prima, quando i vostri dirigenti, quando il vostro segretario generale, il ragioniere generale, stava redigendo questo piano triennale di riequilibrio.
prima andavano fatte queste cose. Mario, scusa, avrebbe potuto bloccare Giacomo e avrebbero recuperato 1.400.000 euro. Ma non è vero, l'ho capito, anche perché figura. Le cose è campato in aria perché lo sfollamento del patto di stabilità è certificato, Non è che stiamo giocando, non solo dal revisore dei conti, dal commissario, Luigi, voglio dire, Mario, è stato Giacomo chiarissimo a spiegarlo l'altra sera, è stato il motivo anche per cui i revisori dei conti chiaramente hanno considerato, hanno dato parere negativo all'emendamento proposto dal consigliere Gravina. Due cose sulle cose che ha detto il sindaco: uno è il mancato rinvio del consiglio comunale. Noi non ci siamo opposti al rinvio di 24 ore per ostruzionismo, ma noi ci siamo opposti al rinvio di 24 ore ed eravamo disponibili a dare il rinvio di un'ora, al limite anche due. In ogni caso potevamo fare il lavoro in aula così come è stato fatto, perché i revisori dei conti sono stati presenti, per spirito di responsabilità, certo. Perché noi sappiamo che la trattazione del bilancio diventa molto lunga e siccome noi dobbiamo rispettare la tempistica scadenza data dal ministero, quindi quella nostra è stata scadeva stasera, certo, e quindi quella nostra è stato solo ed esclusivamente atto di responsabilità, ci tengo a dirlo. Seconda cosa, per quanto riguarda il discorso del commissario che arriva, l'ha detto Luigi in maniera molto chiara: siccome sappiamo cosa significa il dissesto, sappiamo cosa significa l'arrivo di un commissario si sostituisce e in maniera fredda deve fare quadrare i conti. Ma attenzione, non è che se il consiglio comunale, se fossimo stati tutti folli, non me ne vogliano male coloro che hanno votato a favore, avreste approvato questo è giusto, non è che il ministero non è sono che, perfetto, questo ci tengo, capisco i nostri telespettatori ce l'hanno chiarissimo, però ci tengo ad evidenziarlo, che qualora il consiglio comunale fosse stato folle a votare questo consiglio e a questo bilancio, è chiaro che quello che sarebbe successo immediatamente dopo sarebbe stata la stessa cosa. Quindi è responsabile quello che abbiamo fatto noi e non responsabile quello che hanno dichiarato loro di non dare il rinvio e di votare contro. Ultimissima cosa, perché è proprio per onestà, l'assessore De Pasquale, devo dire assessore al bilancio, ha detto chiaramente che l'errore che ha commesso questa amministrazione è ad ottobre del 2012. Cioè, quello che abbiamo detto noi, il 30 ottobre. Ma questo lo voglio dire con molta... Quando ha ritirato la delibera dell'aumento dell'IMU. Dico questa cosa, lo dico perché l'ha detto pubblicamente in Consiglio Comunale e quando l'ha detto ha detto lo sto dicendo affinché sia registrata. Io, siccome voglio dire, siccome sono... E l'assessore alle finanze. All'assessore alle finanze. Siccome sono opposizione della Giunta Bonanno, che sia chiaro, però quando in maniera onesta un assessore ha fatto autocritica e ha detto lì è dove sicuramente abbiamo sbagliato, secondo me hanno sbagliato anche altre cose, però dico, in quel tema, dico per onestà questo va detto. Il sindaco forse non si è accorto neanche della dichiarazione fatta dal suo assessore al bilancio. Vabbè. Verba volant, l'assessore alle finanze, io ho ascoltato con le mie orecchie, ci sono delle registrazioni, dove ha detto ma che cittadini, ma cosa volete che il bilancio incida nell'attività giornaliera? No, è un'altra cosa. Questo detto dall'attuale assessore alle finanze, per cui non mi meraviglia neanche la sconsideratezza di affermazione di questo genere. Vabbè, è così la storia, l'abbiamo raccontata per quello che doveva essere rappresentato ai nostri concittadini. Ovviamente ritorneremo su questo argomento lunedì prossimo nel corso di Stasera Con. Intanto io ringrazio Luigi Failla, presidente della prima commissione finanze, grazie a Mario Polizzi, consigliere comunale, adesso non dico più nei partiti perché credo che siamo oltre ai partiti, quindi non c'entra niente. Diciamo che dovremmo iniziare a pensare come affrontare determinate situazioni. Questo è un problema che non attiene a noi, attiene ai partiti. Non solo ai partiti. Arriva un messaggio, mozione di sfiducia subito. Boh, questo se la vede il consiglio comunale, naturalmente, diciamo se è il caso di farlo o no. Io un appello mi sento di dirlo, lo faccio anche se so che non viene raccolto. Restiamo sempre a disposizione se il sindaco Nicola Bonanno volesse essere presente qui, volendo o nolente, mi dispiace per lui. La televisione seguita è questa, qui si viene a pontificare, a meno che uno non ha paura di confrontarsi. Piuttosto io lancio quest'idea, la lancio pubblicamente: se lui accetta di venire, le domande non le fa più Cascino, non le facciamo con i nostri strumenti,
ma li facciamo fare direttamente alla gente da casa. La gente da casa. O se vuole anche un gruppo di persone che possano porre domande. Oppure, se ritiene, attraverso gli strumenti, siccome può passare nella mente di qualcuno che noi alteriamo o gestiamo o pilotiamo gli SMS, le mail e compagnie, gli strumenti dove arrivano questi quesiti li facciamo gestire direttamente a persone indicate dal sindaco Bonanno. Stiamo dando la massima disponibilità, perché saremo curiosi di capire uno che è stato eletto col 70% dei voti 3 anni fa, che venga a giustificare questa sua posizione, perché passa sempre per la mente che noi tutti possiamo sbagliare e che l'unico che ha capito come è in effetti la cosa possa essere Bonanno. Allora, siccome non vogliamo morire con questo dubbio, noi siamo qua, c'è la telecamera, c'è un microfono, ci sono le luci, dopodiché, come ci dice lui, noi siamo disposti, perché vogliamo avere la coscienza a posto. Non abbiamo nessun problema personale, perché quando ci incontriamo per strada ci salutiamo civilmente, per cui chiaro no, questo a chiarezza. Quindi, se Nicola Bonanno ritiene opportuno, o se ritenesse necessario, lo aspettiamo qua, come dice lui, la intervista la possiamo impostare. L'importante è che parli la gente, l'importante è che si parlino i fatti, solo questo. Qui non ci sono tragedie o architetture messe in atto dai partiti, qua non c'è niente, nessuno che vuole estromettere qualcuno, assolutissimamente no. Certo, per la situazione che c'è, una persona nobile d'animo e di intendimenti dovrebbe prendere atto della situazione e fare un gesto nobile, rassegnare subito le dimissioni, ogni minuto che si perde, ogni minuto perso per la città, perché io non so se ancora c'è la possibilità di agganciare la finestra elettorale di giugno, quando tutti gli altri comuni vanno a votare. Non lo so se c'è. Però se c'è una possibilità di dare la parola ai cittadini per un nuovo voto, io credo che questo sarebbe un gesto nobile, uscire con un gesto veramente bello. Se questo il sindaco vuole fare, e in questo modo potrebbe allontanare dall'ipotesi del comune di Caltagirone di essere amministrato da un commissario. Questo è quanto c'è da dire. Grazie ai nostri ospiti, a Luigi Failla, grazie a Mario Polizzi, vi chiedo scusa per questi rumori, ma è così, va bene. Va bene così. Ci sentiamo dopo. Basta. Quindi l'appello lo ribadisco, il sindaco ci pensi in queste ore, se nobilmente vuole fare questo gesto, permettere alla città a tornare a volare ed evitare il commissariamento, perché il commissariamento, in effetti, siamo d'accordo tutti che sarà deleterio per tutti. Questo sarebbe un gesto nobile di amore per la città, concreto, non a parole. Dimostrare amare per la città lo avrebbe già dovuto dimostrare da 3 anni con tutti i fatti. Così ci dispiace inguneare questo dubbio, non è stato, non abbiamo mai ravvisato amore per la città, tutt'altro, anzi. State con noi, dopo lascio il microfono a Enzo Nicoletti col senatore Giuseppe Compagnoni, dopodiché torneremo a parlare di attività amministrativa della nostra città con Angelo Malannino, e poi a seguire avremo ancora un altro spazio con le RSU che sono stati eletti proprio all'inizio di marzo. Buon proseguimento, ci vediamo dopo.